Al Tribunale di Novara, assemblea del sindacato Confsalunsa in vista del rinnovo dell'RSU. Occasione per parlare dei problemi attuali, del futuro dei lavoratori del pubblico impiego, in particolare di quelli del mondo della giustizia, ma è una giornata importante per voi, per una notizia che arriva direttamente da Roma. Ne parliamo con il segretario generale Massimo Battaglia. Sì, a parte l'incontro di oggi e di stamattina con il personale giudiziario di Novara, ma oggi è arrivato dal giudice del lavoro di Roma un momento importante per il lavoro pubblico, cioè vuol dire la sconfitta dell'ennesimo governo sul trattamento di fine rapporto, cioè vuol dire sulla liquidazione che i lavoratori pubblici ad oggi vanno a prendere dopo 50-60 mesi. Il giudice ha ritenuto incostituzionale questa norma e ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale. Mi auguro che a breve la Corte decida e restituisca ai pensionati pubblici la liquidazione nei tempi dovuti, cioè nel giro di qualche mese. Oggi l'assemblea è stata bellissima, io devo ringraziare tutti i colleghi del Palazzo di Giustizia di Novara e non solo di Novara, perché c'era anche una delegazione di Vercelli, ma soprattutto oggi abbiamo lanciato una cosa importantissima, la sicurezza sul lavoro. Oggi, dopo la riunione che faremo qui, quindi tra qualche ora, annunceremo ufficialmente che questo sindacato donerà al Palazzo di Giustizia di Novara un defibrillatore, perché noi la sicurezza sul lavoro non la combattiamo solo a parole, ma la combattiamo con i fatti. Speriamo che qualche altro sindacato o qualche altra istituzione ci segua e ci imiti.